Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una storia che si intitola I regali nello sgabuzzino. Mancavano 5 giorni a Natale, il postino suonò 2 volte, aveva fra le braccia un grosso pacco avvolto in carta preziosamente disegnata e legato con nastri dorati. «Avanti!» disse una voce dall'interno. Il postino entrò, era una casa ammalandata, si trovò in una stanza piena d'ombre e di polvere. Seduto in una poltrona c'era un signore anziano. «Guardi che stupendo paccone di Natale!» disse allegramente il postino. «Grazie, lo metta pure per terra!» rispose l'anziano con una voce triste. Il postino rimase sbalordito, con il grosso pacco in mano. Intuiva benissimo che il pacco era pieno di cose buone e quel signore anziano non aveva certo l'aria di passarsela bene. Ma perché era così triste? Allora gli chiese: «Ma signore, non dovrebbe essere contento per questo magnifico regalo?» «Non posso, non posso proprio», disse l'anziano con le lacrime agli occhi. E raccontò al postino la storia della figlia che si era sposata nella città vicina ed era diventata ricca. Tutti gli anni gli mandava un pacco per Natale con un bigliettino: «Da tua figlia Luisa e marito». Mai un augurio personale, una visita o un invito: «Vieni a passare il Natale con noi». «Venga a vedere», aggiunse l'uomo e si alzò stancamente. Il postino lo seguì fino ad uno sgabuzzino. Il vecchio aprì la porta. «Ma...» fece il postino. Lo sgabuzzino traboccava di regali natalizi. Erano tutti quelli dei Natali precedenti, intatti, con la loro preziosa carta e i nastri luccicanti. «Ma non li ha neanche aperti!» esclamò il postino allibito. «No», rispose tristemente l'anziano, «perché non c'è amore dentro». Morale della storia. Madre Teresa una volta disse: «Non importa quanto facciamo, importa quanto amore mettiamo in ciò che facciamo». Che cosa rende sempre nuovo il nostro quotidiano? L'amore che ci mettiamo. Che sia un dono, un saluto, che sia il lavoro quotidiano, che sia la pulizia fatta in casa, che sia il mettere a posto. Importa quanto cuore mettiamo in ciò che facciamo. Non è il tipo di attività che ci dà valore, siamo noi che diamo valore a ciò che facciamo a seconda di come lo facciamo. E ancor più, se ciò che facciamo lo facciamo per amore sia di Dio che degli altri, anche le più piccole azioni risplendono di una luce eterna. Che il buon Dio ti benedica.